tempo, con umile risolutezza, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Vi chiedo di pregare per un buon inizio e un felice successo di questi ambiziosi propositi di lavoro, cui tante anime anelano da tutti i punti della terra. Devo confessarvi, Eminenze, che mi aspettavo qualsiasi tipo di reazione, ma non il totale silenzio. E alcune notizie lasciano senza parole. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per meditare la nostra reazione. Questo è un annuncio della massima importanza. Sono trascorsi quasi 100 anni dall'ultimo concilio. Spero che non ve ne servano altrettanti per capire che è tempo di farne un altro. A che ci serve un concilio se Pio IX ha proclamato l'infallibilità del Papa? È scandaloso! Vescovi provenienti dai luoghi più remoti che non hanno la minima idea di come si governi a Roma. Finché si trattava di sopportare i suoi modi da contadino, ma ora si permette di prendere una decisione così determinante senza neanche consultarci. Dobbiamo essere realisti, Vostra Eminenza. Alla fin fine è sempre il Papa. È questo il guaio. Avevate una missione precisa: trovare un pontefice di transizione. E ci avevate assicurato che Roncalli fosse un uomo pio e obbediente. E cosa ci ritroviamo? Un concilio. Hai visto, Caterina, è arrivato. Grazie, Santo Padre. Grazie per essere venuto. La mia bambina sta tanto male e il Signore ce la sta portando via. Sono venuto a pregare con voi. Grazie. Ciao, Caterina. Buongiorno, Santo Padre. Sei tu in persona? Ma certo, sono venuto a trovarti. Ho chiesto a Gesù Bambino, fammi incontrare Papa Giovanni. Lo sai, io sto molto male. Non è quello che mi hanno detto i medici. E loro sono molto bravi. Oh! Ti ho portato un santino. Lo sai chi è? Sì, Santa Caterina. Ah? E sai perché? Perché sapevo già il tuo nome. Ecco, tienila sotto al cuscino. Come facevo io quando ero piccolo. Altrimenti si sentirà sola. Sai, gli altri bambini qui. Sì? Mi hanno detto che ti vorrebbero vedere anche loro. Ma il Papa non può andare da tutti. Ha troppe cose da fare. Lo so. Hai qualche altro santino per i miei amici? No, non qui con me. Ma te ne manderò un po' e tu potrai distribuirli. Senti, gli posso dire che questa carezza è anche per loro. Che cosa bella hai detto. Sì, per favore. Sì, diglielo. Ora lasciami pregare per te. Siete ancora al lavoro, Santità? No, stavo solo sfogliando il mio diario. Sedete, sedete. C'è tutta la mia vita qua dentro.
Avevo solo 14 anni quando ho cominciato a imbrattare questi fogli. Ecco, guardate. Questo è il periodo che passai a Bergamo, dal 1899 al 1920. Posso? Ma certo. Fu uno dei periodi più felici della mia vita. 10 anni, i più importanti. Li ho passati con il mio vescovo, radini tedeschi. Ci sono delle persone che quando le incontri illuminano la tua vita per sempre. E quando ti senti triste, ti tornano in mente come una melodia che ti accompagna, ma non ti distrae dal resto. Se solo sapeste quanto affetto c'era tra noi due, tra il mio vescovo e me. Eppure non ce lo siamo mai detto. Eravamo così riservati? Sì, come noi due, ma entrambi consapevoli. Una volta mi chiese di fargli una promessa. Angelo, quando arriverà il mio momento, voglio che sia tu a dirmelo, perché tu sei la persona che mi è più cara e la prima che avrò voglia di abbracciare in quel momento. Don Loris, potete farmi la stessa promessa? Ecco un amico, un vero amico.